a belle belle forchette, che dite, come state? Guarda cariaccio, mazza oggi che te. O se me voglio comprare il monopattino con reggi panza, così mi nato un giro che la panza appoggiata al manubrio. Ve voglio portare col monopattino, tutti insieme famo una carica di forchette su due ruote qua a Monte Sacro dal California Cookhouse. Avete capito bene, perché oggi è Americana Windsurfing e One USA. Andiamo in stile californiano, mi sono scordata la camicia a fiori. Io la tavoletta e me ne vado surfando verso il California. Siamo arrivati surfando qui a California Cookhouse. Voglio vedere qui i garzoncini e chi straccali. Oh, ciao Michele! Guarda qua Sasha, allora. Ecco. Benvenuto. Benvenuto in California. Ecco, stiamo in California, raga, vedete, giustamente mi sono portato e Magnum per arrivare in California. La California invernale, no, là, più o meno. Se mi metto di spalle a lui mi fa da custodia, raga. Cioè, la cosa, guarda, è la custodia. Questo per riempirlo ci vuole parecchio, eh. Questo stile californiano. Che mi vorresti fare? Una papaglia, dimmi mango. Se c'hai fame, quanta fame c'hai. Non li vede i video, lo dico io, non li vede. Dei video, io c'ho fame 24h sempre, tutte pure la notte, sogno la tavoletta col panino che vola. Allora se c'hai fame di panino ti faccio assaggiare un panino che in California è un must, il double doppio. E allora amico mio, io con sta bella dieta californiana mi prendo suo panino e in danza guaiana. Noi se andiamo a posta la passava che pesa una certa, rega, mi sta invecchiando. Allora aspetta a te, a Michele. Poco. Grandissimo. Oh, direttamente dalla California. Direttamente dalla California. Visto detto che c'avevi fame, ti ho fatto il double ma triplo. Quindi è un double triple. Esatto. Triple. È un triple. Oh, più triple di questo. Che è, regà. Buon appetito, eh. Oh, grazie amico mio, meno male, va. Guarda che robetta. Oh, ci ha preso subito un parola, eh. Arriva prima la panza. Dicono, sta panza non è da norma. Ora vi faccio vedere una cosa però, perché tante volte mi dite, ma bello il prezzo, ma bello. Che c'è sta dentro? Molto lo dico subito. Double, so due burger da 150 grammi, regà. Quindi questi sono tre. Di manzo Angus, quindi un manzo Angus per un altro bel manzo. Doppio cheddar, cetriolini, cipolla grigliata, ketchup e la mostarda. NY sarà New York Mustard. Guarda che roba, ce l'ha un mozzico e ve dico com'è. E poi voglio fare queste, prima di dar il mozzico. Belle tagliate grossolane, guarda, con la buccetta, fritte. Però, mo andiamo sul serio, che capirai? Amiche, ma che c'è la patente per piasso coso? Che, regà? Beccate sto multistrato di ciccia, tiè, guarda che roba. Parliamo dei tre hamburger di Black Angus. Poi, ogni cosa in più che volete sul panino vi costa una cosa di più, magari, che ne so, una fetta di cheddar in più, una fetta di bacon in più, una bistecca sana, ci mettiamo due salcicce, ci mettiamo quattro carcinacci, ma lo sa che c'è? La carne è buonissima, è una cosa proprio morbida, leggera. Cioè adesso di solito quando uno va trova quegli hamburger un po'. No, raga, questi sono hamburger freschi, sì, mi. Questo lo dice assaggiatore. Ma tutto quello che c'è sta, tutto sto arcobaleno dei colori, si sposa tutto bene. Fatevi l'hamburger seri, raga. Io vi posso assicurare veramente una cosa, mi sorridono gli occhi, la panza, l'intestino e tutto l'apparato digerente. Ho trovato in questo posto una carne, è una cosa indescrivibile quanto può essere buona, e questo mi fa capire che qua puntano tanto sulla qualità. Buongiorno, ispettore Girardi. Buongiorno, ispettore, che ci fa da queste parti? Sto cercando nessuno. C'è nessuno, ci sono solo i clienti, noi facciamo solo la magna. Proprio per questo motivo lo sto cercando. Aspetta, qua c'è se fosse a casa tua. Prego. Comunque, regà, sta ciccia è da paura. Sto panino, carico, ignorante, aggressivo, California Cookhouse, zona Monte Sacro. Non ve volete sbagliare. Quando sentite sta bella botta californiana, ve via sta cosa hawaiana, californiana. Assaggiatore. E che c'è sta qua questo? Sto qua perché mi hanno detto certi colleghi mia che tu rischi un arresto per vagabondaggio di panza. Ho capito, ma qua si magna forte, maresciallo. Io sto sempre a magnare, ma e poi scusa, scusa. A colpa loro, mi dicono assaggiato, vate qua, vate là, vate su, vate giù e poi la zucchina andova. Ho capito, ma dopo il colesterolo devo misurare la stecca dell'olio. E no? Tanto ti guarda che roba, pare che ho cambiato il filtro alla 500 dell'olio. Guarda ma che roba. Ti piace, aspetto? Ma senti un po' una cosa, ma non è che tante volte tu sei parente del bombolo, venticello? Bombolo, venticello, no, non mi pare, no, perché? No, perché quello sai che c'è, quello c'ha un problema, è di pelle corta, lui basta che chiude l'occhio e scurisce. Ma se vuoi sentire il venticello te lo faccio io, fammi finire questo. No, non mi va a sentire, tu stai sempre a mangiare, e io invece torno a indagare.
Io devo andare a mangiare. Poi dopo a casa c'è sempre Angelina che mi fa mangiare la pasta con i giorni con la R. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato. Ma io me la mangio sempre la pasta perché mica sono da letta Angelina. Ma aspetta, io mi ricordo quando eravate Nigger Pirata, eravate il magnatore dell'aglio e olio più forte della zona Trastevere. Sono diventato ispettore comunque. Ma che te sta inventando? Pensa a mangiare, no? Pensiamo a mangiare, no, vabbè, noi pensiamo a mangiare, guarda che roba. E lui guarda, lo vedi? Poi mi viene adesso a me, raga, ecco. Ma tu no? Non mi sei venuto a controllare? O niente, niente! Sarà che te lo del chicchero e che Angelina l'ha messa dietro. Ah, non mi fa girare lì, è assaggiato. Lico che? Li coglioni. Ecco. A me Angelina mi rimprovera sempre. Ma io se voglio mangiare di nascosto, magno. Non ci credo che mangi, perché qua come se devi mangiare forte, non c'hai la pancia lecita. Io sono una pancia lecita, tu. Io ci faccio le manovre con questa pancia. Ah, non mi dica. C'è sta. Ma questa zippa tra un po' tiriamo giù, Ma tra un po' sta pure a schioppare. Come mangia forte pure l'ispettore. Mo vedremo se mangia forte, lo sai che c'è. Proprio per questo, aspettosette, voglio dire, che resta sempre andaga, gira, aressa. E che devi fare? Devi da mangiare. Devi da mangiare. Devi da mangiare. Rilassati un attimo, mettiti a fianco a me e se famo portare una cosa, dai. Va bene, pensiamo. Tanto non mangi, Che tocca fare? Qualcuno pure dovrà fare sul lavoro, no? Io faccio il mio e te fai il tuo. Fatela pure la bocca, sei tutto zuzzo. A me mi piace il sozzam, Porca mignotta, regà, io ero venuto per panino, ma mi è arrivato un pizzone, mi è arrivato. Perché tu meriti? Niente, sempre. Ma a mangiare, io sono andato a tu mi ci stai a mangiare, Tu fai il lavoro tuo, io faccio il mio, io faccio pure troppo bene. Pure io, parecchio, Sicuro. Sarai un'originale forchetta tu, non pensate no. Sì, ma la maglietta forse ci diventa. C'ha ragione. Assaggi tu, mo si ne va finita, vedi il mio cazzo di mano, da regina, regina c'è. No, là. E là, va bene, andiamo là, ma mi faranno mangiare là. Un pochetto. Ma che te mangi lì? Pane e acqua te mangi, grasso e cuore. E che cazzo ci faccio io con pane e acqua? Beh, non te preoccupare, così puoi essere pure che diventi. Dopo la forchetta la mettiamo al contrario. A voi, la famo diventare anche un chiaro. Adesso, così raccogli l'acqua. Oh, adesso sì. Questo è per te. E questo per l'ispettore. Il risetto col pollo. La fascia terca. Ma che ha telefonato Angelina? Te tieni in forma, te tieni, vedo, Mi sa di sì, mi sa che ha telefonato Angelina, Invece guarda qua che roba, aspetta. Queste sono delle patatine fritte, te dico che so, carne di manzo, qua è cheddar, pico di gallo, guacamole, cetrioli, yogurt greco e i coriandoli, tirano i coriandoli e la spicy mayo e si chiamano, dai, l'animal, anima. Ma l'anima del portasci tua, ma state per a mangiare, guardami che mi tocca. Ognuno è il suo. Io mangio forte, aspetta, ti ho detto che mangio forte. Mo magna. Magna. Oh. Yeah. E mo di che è pure buono, perché È buono sì. È buono? Sono di Giangerina. Ma non era meglio lo spezzatino alla catana? No, quello dove mangi te. Ecco, niente. È buono? Il mortese è buono. È buono. Sarò pure a dieta, ma. Io pure. Vedi, io faccio la dieta che la spasi maglio con l'anima. Devi mortacci? No. Loro quanto so buone. Non mi fa vedere che si immagina un dico. Ma muce devi stare. Io ti ho detto se mangiamo una cosa. Io pure ti ho detto, guarda, c'ho tutta una dieta scritta, Ma questo è il gelato quando ha finito? Sì, questo è il dolce. Carico, bello come questo, vedo, beh. E quando ha finito ci metti le fragole, vabbè. Esatto, intanto c'è intignertito e cambio pagina. Pure. Quando mi stufo da leggere il menù. Buono. Ma a me che ha fatto casca tutto, aspetto. Perché se uno che ci tiene, mangia, va. Allora, mangio pure la roba tua, aspetta. No, così voglio vedere se mi viene a ricercare il giro una prossima volta. Per vagabondaggio di pranzo. Quella svagabonda sempre. Sempre, forte e chiaro, perché io sono original forchetta. Però ha fatto bene a Benintuta, tu lo sapevi che quando stai vicino a me. Questa è la tuta da scavacco, dicevano una volta. I vecchi tempi che facevo Nico il pirata, no? Occhio a sparare, No, mo sparamo a gas noi. Aspetto, mamma, no, ma dimmi la verità. Ma ci rivieni mo la prossima volta a mangiare forte con me. Guarda che colore, via. Ma guarda che presentazione, tutti i stecchini. Che dopo con l'ispettore con questi, quando abbiamo finito? Cioè, giochiamo a Shanghai. Esatto, se fa una bella partita della Shanghai, così se vinco, me ne ritorno in giro a mangiare. E l'ispettore sa via. No, non si prova, Comunque tutto ciò per dirvi che se vi volete venire a mangiare queste robe da paura. Buone, di qualità, raga, cioè voglio farvi vedere un'altra volta. Dovete venire qua, da California Cookhouse, zona Montesacro. C'è anche l'altra che sta a Mazzini, guarda l'indirizzo. C'è sta tutto, regà, dalla cucina bella ignorante che è la cucina... poche...
per quelli che mangiano come te. Allora, non è poco, è abbastanza questo. È abbastanza. Sì. Quindi, ragazzi, c'è pure la parte leggera per chi vuol sta con una forchetta che pesa di meno. Io vi ricordo sempre, mi dovete seguire su Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, anche perché se no va resta, ma dovete seguire pure lui però. Volete seguire? Pure a me, su tutti i social, compreso YouTube, Ispettore Girardi, mi raccomando, eh. Avete capito? Sì. Ispettore Girardi su tutti i social, perché sennò mica mi resta solo a me. Mi fa bussa a casa, capito? Che questa è de manetta facile, l'ispettore. Ti piace voglia mangiare con me? Mi piace sì, perché se mangia bene, se mangia forte, forte e soprattutto è eleganza sciatta. È più sciatta di questa, regà, io non lo so, eh. Oh! Oh! Oh, aspetto! Ma non eri un amico mio te! Mi sa che assaggiatori non mangia più. Azzuzzu!